Svolgere sempre la stessa attività crea depressione negli umani. Ebbene, l'intento di questo video è quello di andare a educare gli YouTubers, ma anche coloro che non fanno parte di YouTube, e far sapere loro che effettivamente andare a svolgere sempre la stessa medesima attività è qualcosa che può eventualmente produrre depressione negli esseri umani. Io non parlo in maniera certa e sicura, ma sono convinto che in molti casi, ma non in tutti, le persone, ecco, che diventano depresse quando svolgono una sola attività e svolgono sempre la stessa attività. Ecco perché è bene, ecco perché è necessario, ecco perché esagero nel dire, è obbligatorio avere, o meglio svolgere, più hobby possibili e più attività immaginabili. Con questo che voglio dire? Con questo voglio dire che non devi tu, essere umano, soffermarti a svolgere una sola azione e o a coltivare un solo hobby. Devi assolutamente avere più hobby nel corso della tua esistenza, e parlo ovviamente di esistenza umana. Non soffermarti solo ad una mera attività che andrai a svolgere ogni giorno, ma concentrati su tante attività diverse che andrai a svolgere al fine di riempire la tua esistenza in questo passaggio terreno chiamato vita, vita umana, ovviamente. Ma facciamo un esempio concreto. Mettiamo caso che avessimo a che fare con un uomo, con una donna, oppure con un ragazzo, con una ragazza, anzi, mettiamo il caso di specie, che abbiamo a che fare con un ragazzo che passa le giornate davanti ai videogiochi. Le giornate passano e il ragazzo in questione passa anche 9-10 ore davanti alla PlayStation o all'Xbox oppure ad altre console di videogioco. Ebbene, quel ragazzo innanzitutto si perderà la possibilità di svolgere altre attività che potrebbe andare a compiere, perché così facendo avrebbe la possibilità solo ed unicamente di videogiocare, ma si priverebbe della possibilità di conoscere quello che si trova al di fuori della città in cui abita, o meglio, quello che accade al di fuori della casa dove si trova a vivere, dove si trova a coabitare, o con familiari o, se parliamo di affetto, coinquilini. È fondamentale quindi che un essere umano abbia più interessi diversi, ma oltre a questo che stavo dicendo poc'anzi, quindi la persona in questione si priverebbe del gusto, del buon gusto di andare a fare una passeggiata, vedere com'è il mondo dall'altra parte, passerebbe le giornate davanti ai videogiochi e ciò non gli farebbe bene, perché poi a lungo andare, non subito, all'inizio il ragazzo sarà contentissimo, sarà gioioso, sarà felicissimo, sarà allegro, sarà brioso, sarà in una condizione di totale felicità assoluta, ma a lungo andare, con il passare del tempo, ecco che quel ragazzo inizierà a provare un sentimento, o per meglio dire una sensazione, di puro malessere, perché in lui inizierà a serpeggiare la cosiddetta depressione, che non è una sensazione che possiamo, diciamo così, identificare come sensazione positiva, ma è una vera e propria patologia umana. La depressione ce l'hanno solo gli umani. Gli animali non hanno la depressione, come non conoscono la parola ira, eccidia e invidia. Noi sì, noi abbiamo tutto ciò nella natura umana.
ma tornando al discorso di oggi, quindi è fondamentale avere a che fare con persone che abbiano più attività diverse. Se tu mi stai ascoltando in questo video e sei, come è giusto che sia, un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna, beh, io ti consiglio di svolgere più attività possibili, perché nel caso in cui tu non andassi a svolgere attività diverse, o meglio a coltivare hobby diversi, ecco che in te purtroppo potrebbe iniziare a nascere la patologia, lo metto tra virgolette, chiamata depressione. Una depressione che può portare anche un individuo, nel caso in cui venisse riscontrata una depressione maggiore, quindi forte, totale e completa, la morte, perché la persona si potrebbe anche andare a uccidere, a farsi fuori, a spegnersi per sempre. È fondamentale, invece, è obbligatorio, secondo me, avere tanti hobby diversi. Non avere paura di svolgere attività come per esempio calcetto, videogiochi, ping pong, dama, dama su internet, scacchi, Forza 4, tris, passeggiate, gioco a calcio con gli amici, una partita a bocce, due partite a scopa, a dama, a scopone, a briscola, eccetera, eccetera. Anzi, svolgi tutte queste attività che poc'anzi ti ho prospettato, cruciverba, quindi parole crociate, eccetera, eccetera. Svolgi queste attività perché sono convinto che ti faranno bene ed eviteranno che in te, nel caso in cui andassi a svolgere solo e sempre una unica attività, potrebbe sorgere in te la depressione. Invece, andando a svolgere più attività diverse, più attività possibili, ecco che in te la depressione verrà a essere estirpata, verrà a essere, per così dire, estinta. Quindi la depressione è figlia, è frutto di una sola attività che va ad essere svolta. Svolgere più attività diverse, svolgere più hobby possibili, o meglio coltivare più hobby possibili, è una operazione che io definisco fondamentale per la vita umana, perché in questo modo, perché in questa maniera tu non ti annoierai mai, perché in questo modo, in questa maniera tu non passerai delle giornate grigie, tristi, opache, spente, spompe, morte, ma passerai delle giornate a svolgere tante, tantissime attività che ti faranno non bene, ma benissimo. Grazie, questo è quello che mi sento di dire in base a quello che è il mio parere, in base a quella che è la mia opinione. Chiaramente ognuno è libero di fare ciò che vuole, chiaramente ognuno è, diciamo così, nella, chiamiamola, situazione di esporre il pensiero che ritiene più opportuno. Io mi sento di esporre, come giusto che sia, il mio pensiero, che è questo: per evitare di incorrere nella depressione, svolgi più attività possibili. Non è detto che la depressione sorga, o meglio nasca, o meglio cresca, o ancora per meglio dire si sviluppi sempre di più grazie al fatto che una persona ha tanti soldi, oppure grazie al fatto che una persona ha tutto dalla vita, e non parlo solo di beni materiali, ma anche di beni etici o morali, ma anche valuta l'ipotesi che la depressione può sorgere nel momento in cui un essere umano svolge solo e sempre un'unica attività e basta. È bene, è fondamentale invece svolgere più attività possibili al fine di non avere la depressione. Gioca a dama, a briscola, a scacchi, a 3-7, a assopigliatutto, a calcio, a tennis, a ping pong, a basket, ai videogiochi, esci. Fai le parole crociate, soluzionale, fai una passeggiata con gli amici, bevi una birra ogni tanto che non ti fa male, chiama qualcuno, manda SMS, WhatsApp. Ecco, io ti sto dando 200.000 attività diverse che puoi svolgere, ma altre 300.000 le puoi andare a svolgere volendo. Viaggia se hai la possibilità economica di farlo. Ecco, questo per far sì, per fare in modo che in te non si venga a creare la depressione, figlia di un'unica attività che viene a essere svolta, oppure di tanti soldi che si hanno, oppure ancora di tutto quello che si ha nella vita.
Se una persona ha tutto, infatti, sono convinto che vada a, per così dire, interfacciarsi con lo spettro chiamato depressione. Grazie da Leandro Smerli di Roma è tutto. Un saluto, iscrivetevi, segui il mio consiglio al fine di non incorrere nella depressione, che può essere o depressione superficiale, semplice, o depressione maggiore. Se una persona fosse colpita dalla depressione maggiore, la sua vita potrebbe diventare un inferno e potrebbe addirittura andare a uccidersi, perché chi ha affetto in genere, ma non sempre, da depressione maggiore, ha probabilmente la voglia di farsi fuori, e farsi fuori è la scelta più sbagliata che esista. Da Leandro è tutto, un salutone, al prossimo video.